Master, posso fare un tiro per capire che cos'è? Sì, conoscenze planari. Mi piacciono. Wow. Ok, io... Ok, Allora, aspetta che... Allora, voglio capire un attimo come tradurre perfettamente questa parola, perché è un po' di... oltretutto, Mi piace come... ho anche uno o due informazioni in più rispetto al normale perché ce l'ho con la skill unlock. Cioè, tu hai gli stessi bonus di conoscenze che io ho solo in percezione. Mi piace. Belle le Io ho pompato tutte le conoscenze. Conoscenze e No, cura. ma vai, vai tranquillo, non, io ho pompato percezione, quindi non preoccuparti. Io Con sono un da più professione. 41 con un 19 di Io danno. professione. Ognuno c'ha la sua cosa, Ada c'ha sopravvivenza, cioè. Io senza Comunque. tirare faccio 29. Ada, Ok. senza tirare, Ada la passiva di percezione c'ha 36. Ho fatto 19 sul dado effettivamente, però ecco. Di base è 22, quindi. Ma te, Belle. veramente. No, la mia cosa più alta è curare, ragazzi, dove c'ho 28. Figa. Questi click costanti mi stanno cominciando a far salire i nervi, stanno diventando fastidiosissimi. Mettetevi un tappo di sopra con quel mouse, è triste. Quali click, scusa? Non click, e i flick, quei piccoli suonettini che mi stanno dando i nervi ogni volta mi interrompo e poi riprendo, che mi distraggono. Ma Dicevo. questo? Sì, anche il push to talk è un fastidio, sì. Questo? Porco Dio! Ah, che bello! Comunque, dai, andiamo veloci. Allora, sai che si chiamano, vengono chiamati pifferai, questi particolari elementali. No, troppo eco, devo metterlo per forza in push to talk, scusate. Ok, allora, quando ti chiamo io aspetto un attimo un secondo che premi, così. Allora, dicevamo, si chiamano, sai che si chiamano pifferai, sono... Più o meno come Ada, hanno al loro interno energia di un altro piano a cui sono legati. A differenza di Ada, che ha un legame con un particolare tipo di geni, questi ce l'hanno direttamente con un piano. Però se loro si loro hanno i poteri fino a che si trovano all'interno della loro area di giurisdizione, diciamo, come in questo caso che è un elemento che ha legami col piano dell'acqua e si trova all'interno di un lago. Poi potrebbe esserci magari uno dei fulmini che è all'interno di una nube di tempesta, uno della terra che è circondato da rocce, uno di aria che è circondato da tifoni e così via. Interessante. Cosa sono tendenzialmente malvagi, neutrali? Neutrali. Ti pare. So che lingua parlano. Sai che parlano Celestiale. il comune, sai che parlano la vostra lingua, il silvano e l'aclo. Ah, no, l'Aquan, perché No. mi Chi è che non pare. parla l'aclo? È ovvio, cioè. Parla il Vabbè, silvano. gli parlerò in silvano. Celestiale. In Chi è con silvano ti questi dico, non abbiamo cattive intenzioni. Sparate. Come sparate? Io non ho due cattive intenzioni, sparate. Tipo non ce le ho io Vedi, le cose. c'è lui che dice non abbiamo cattive intenzioni, intanto Ada, Thorin e Turion che caricano gridando. A morte. Fammi un tiro di diplomazia. Immagino la scena, dove l'avete preso quegli Seriamente, archi devo fare un vuoti? tiro di diplomazia. Tipo, Merda. immagino Allora, tipo, immagino la frase dove avete preso quell'archibugio. Bello. Vabbè, ragazzi, non è che la diplomazia non è il mio forte. Eh sì, purtroppo. L'abbiamo notato. Beh, la diplomazia è morta. Bellissimo che c'è un meno uno.
Ragazzi, forse è meglio che ci parlate voi. Io non sono capace. Scusa, quanto hai in carisma? 8? Perché per un meno 1 in carisma mi fai preoccupi. 9. No, a 9. Sì. 8. No, 8. Ah, ho posto. Ok, allora. Considerate questo. Nel momento in cui Landis apre bocca, praticamente, vedete... Getto d'acqua. Getto d'acqua. intanto mi fate un tiro di riflessi. Diciamo già azzeccato. Prendimi in pieno. Ok. Vabbè, ciao. Come se hai capito che lo prendo in pieno. Sei e manca Thorim. Ok. Che? Devi farmi un tiro di riflessi. Un tiro di riflessi, scusate, non me l'ero perso. Io purtroppo, la mia classe purtroppo non è molto avvantaggiata in riflessi. No, il tuo personaggio che non è avvantaggiato in riflessi. No, in verità anche la classe, perché mi piace più tempo che altro io. Allora. Sono un darla colpa alla classe. No, solo io ho capito. Allora, ovviamente vedete che parte dell'acqua si solleva, ok, vicino alla mano della creatura, ovviamente un corpo femminile, e vedete che sale, si trasforma praticamente in un flauto, ma... preme due note e vi prendete 6 di 6 di... cioè, Turion si prende questi danni. Ah, ok. Quanto sei? 6 di 6? Cazzo. Ok. 20. Allora, chi ha passato il tiro, invece, prende la metà. A meno che, non, a meno che nel caso in talenti. Perfetto. Yeah. Danni di che tipo, scusa? Sonico. Non lo vedo. Sono 10 danni. Boom. Ah, 80 mica. Però mai una volta tipo tirate su tempra volontà, ma quando mai? Eppure i nemici dicono perché devo tirare su tempra, tanto alla fine ti stunno comunque. Ok, comunque allora adesso potete tirarmi di iniziativa. No, perché non si usa di più, non si usa la stessa iniziativa. No. Here we go again. Ma scusami, il lago è ghiacciato. No, è acqua. È acqua. Acqua liquida. Non ho detto ghiaccio, ho detto proprio che l'acqua si solleva. Si trasforma in un flauto. Infatti siamo io che c'è l'acqua che... Cioè, fai conto, avevo visto il 20 vicinissimo, poi è arrivato il 2. Oh. Dai, sono l'ultimo, se capito. Devi imparare a cliccare sulla pedina. Scusa, non l'ho cliccato sulla pedina? No. No, clicca su quella cazzo di pedina. Ah, ogni volta. No, sto aggiungendo. Ma io non clicco. Ci vuole un anno, basta che la tieni sempre cliccata. Si è fatto ora? Sì. A posto. Tanto attacchi comunque dopo Ada. Okay. Facciamo un tiro su destrezza, vediamo che vinci. Considera comunque che è grande quanto vuoi, quindi non è una creatura grande. La cosa che sto pensando è come cazzo ci arriviamo. Quanto è la distanza tra l'acqua e lei? Lei perché ma hai detto il fatto che è in quattro pedine, quindi non lo so, cioè boh, la metto qua sì. Allora, da Ada sono sì, certo, proprio 5 10 15 piedi. Ma fammi capire, ma io sono stronzo. Beh. E cosa? Ah, ok. Mi sono accorto dopo. Io pure. Ok, allora fai l'analisi. Ragazzi, so che non faccio un cazzo in combattimento, però grazie. Eh no, perché dovevo considerare il fatto che sei stato quello che ha triggerato praticamente il combattimento in maniera idiota. No, in realtà sono quello che non ha ricevuto neanche danni, quindi tanto. Grazie. Ti curo adesso. Capito? Come se ne avessi... Se senti qualcosa che si infila nel tuo culo, tranquillo, è la sua posta. Effervescente naturale. Sì, No, allora, comunque, come azione Swift faccio ancora il tiro di conoscenze. Wow. Per attivare lo... Te lo fallisci.
non dubito. Dubito, la difficoltà è 15 più il CR della creatura. Appunto. Dubitissimo che non lo supera. Così c'ho anche il più. C'ho anche più 2 contro i suoi poteri. E perché c'è un'iniziativa che è partita adesso? Di Thorim. Colpa mia. Ok. E poi come azione di round completo, curo il caro Turion e lo pullo, perché curo più di 30 HP. Ok. Senti una mano che ti sale su per il culo. No, sulla spalla. Allora, non so se utilizzare uno degli usi per camminare sull'acqua e prenderla a pugni sul suo stesso terreno. Sono indeciso. Però se congelo l'acqua per camminare non posso usare l'assalto elementale. Ma sì, sti cazzi, lo uso per camminare sull'acqua. Se congeli l'acqua possiamo arrivarci anche noi. E c'ho... Mo, aspetta, com'era? Il terreno difficile, eh? È un casino. Come che sia il terreno difficile? Dici, se vuoi lo congelo, eh. Soltanto che non so quanto soltanto non so quanto potrei congelare. Poi non ci stanno. Sai che finora non ne sto utilizzando per un motivo. Che dobbiamo raggiungere dopo il problema. Vedi. Fizzo il giudizio di Ada. Interessante. Ok, allora Ada ghiaccia i piedi e comincia a camminare sull'acqua. Faccia. E gli dà il primo pugno per farla smettere di suonare. E piantano con questa musica di merda! Padre figlio. 13 danni. Ok. Intanto tolgo il primo uso. Ok. Tocca a Turion. Ok. Cosa fai tu? Purtroppo non è che posso fare molto. Cioè, la distanza alla fine di quanto è tra la statua, la persona e qua da noi, quanto è tipo circa? Da te sono 15 piedi. 4,5 metri. Vabbè. Non posso fare niente. Non puoi lanciare niente. Io me le voglio conservare le spelle. Poi non è che ho spelle utili già. Non troppo. Non è un'arma da lancio, tu, no? No. Non arriva così lontano, più che altro. Perché che è un'arma a distanza? Il bardo. Ragazzi, in realtà... una soluzione ci sarebbe. Lanciare aspettare qualcuno. Aspettare che Ada la prende in lotta e ce la porta sulla riva. Potrei lanciare qualcuno. Abbiamo anche Tyrion. Che cazzo. Vabbè, quindi Tyrion che fai? Ritardi l'azione? Sì. Non puoi provare, ok. Lily? Sarebbe anche la data. Come bloccare un party? Io sto pensando, in teoria, se l'idea è quella che appunto Ada ce lo trascini, ce lo tiri a riva, giusto? Sì. Se lui è entangled, lo affonda la prova di lotta. Sì, ma affonda poi. Ah, dici no. Va bene, allora niente entangling infusion.
E vabbè, faccio Gator Power. Con la move faccio Gator Power e poi un bel Blast Empowered. Ok. E Earth Blast. Modificata dell'attacco, no. Ai danni invece. 2d6. 16 mi sa che è basso. 16. Sì, è basso. Non capisci. Niente. Ok, tocca a lui che vede Ada e crea dall'acqua, cioè è circondata da una sfera di acqua. Vediamo se Ada scappa o meno. Sì, vabbè, ho tirato io, anziché... No, sono stato scemo io. Qui, si passa. Oh. Vediamo, vede l'acqua e fa no. Il Si bagno sposta. l'ho già fatto. Sì, no, non si è ancora bagnato, quindi l'ha invitato proprio. Non bagnarmi i capelli. No, dico, questo mese l'ha già fatto il bagno. Ah, sì. Ma guarda che Ada è pulita. Non Sto tantissimo, ma abbastanza. scherzando. Il minimo. Ok. Allora. Salto, lui tocca di nuovo all'Anlis. Perché gli altri mancano 10 HP, è ancora troppo presto per curarvi. Lancia la lancia. Sì, ma non è da lancio. È quella elfica. Facciamo che mi metto qua e preparo l'azione. Quando Ada porterà sto tizio vicino, io l'attacco. Ok, quindi Ada fa una prova di lotta di afferrare. Vediamo se passa. Sì, affilo, quindi Ada afferra quest'altro, vedete, tipo il catfight, Ada afferra per i capelli, la spintina, se la tira via. E fa, ve la passo? Turno dopo devi la Sì, puoi dopo la tira. usare. Dopo Ok. la tira. Ok, Turion. Cosa? Cosa fai tu? Mi avvicino e basta, finché posso. Cioè, in caso potevo, io penso sempre posso tirare qualcuno, il discorso mi sa che non posso. Siccome non l'ho scritto, quant'era la classe armatura della tigre? Quanto? No, ma c'è scritto sul token. Ok, no, perché non me l'ero scritta io. Non è che abbia una grande armatura. Vabbè, sì. Non ancora. Perché io non posso arrivare fino là sotto io. Più di là non puoi andare, eh. Lili, cosa fai? La tigre si siede, aspetta. Ok, tu? Mi metto qui e lancio guida su Toremi. Cosa fa? Ha un più uno a colpire Ah, fondamentalmente. ok. Finito? O ha una qualsiasi abilità, dipende, sceglie lui. Ok. Guida. Guarda, di là. Colpire qui. Thorim, cosa fai? Io riprovo come prima, quindi sempre in power, e c'ho più uno a colpire, adesso grazie a guida, non mi è partita la macro. Allora, attack value 1, 2d6, oh, ho crittato! Il mio timpano però. Ok. Dai, dimmi che l'esplosa per favore, non ce la faccio. Sì, lui sì. Ah, vabbè. Io ho pure tirato 2-1 nel crit. Vabbè. Culo, eh. Considerate la situazione questa, il momento in cui è praticamente sbaglia. Mi sono dato la schicchera sulla cuffia, ha fatto un suono bruttissimo.
Dicevo, nel momento in cui vedi le rocce arrivare sulla creatura, ovviamente appena lo molla appena in tempo e fa ciao ciao. Quindi l'acqua svanisce, ok, proprio come se stesse evaporando. E sotto si rivela un enorme. Ada poi a terra, che c'era praticamente un mezzo metro di profondità, attualmente su una superficie fangosa. E dove stava posizionata la pifferaia, si rivela una grossa ostrica, più o meno grande, una quarantina di centimetri di altezza. Una grossa ostrica. Che Ada apre. ragazzi, prossima volta parlate voi, io non parlo. Anche perché distruggere tutto quello che incontriamo non è che mi piaccia tantissimo, soprattutto se si può evitare. Beh, ti ricordi quell'immagine? C'erano quattro elementi, questo è uno. Quindi ci saranno gli altri quattro probabilmente ad aspettarci nella foresta. Questo non è bene. È plausibile. Dai. Aspetta, per piccolo background, che immagini? Ada prende fuori il foglio. Questa, e ti fa vedere l'immagine di una foresta. E al centro della foresta c'è una specie di pozzo di luce, e in questo pozzo di luce ci sono quattro creature associate, una al fuoco, una all'acqua, una alla terra e una all'aria. Ma Master, ma noi avevamo preso anche il libro, parlava di qualcosa il libro? Sì, Sui dettagli, praticamente. perché effettivamente mi sono dimenticato. Io lo leggevo prima di andare. Vabbè, penso comunque Non mi c'è sono il tuo personaggio, se avvicinato la alla sia terza letto la sera. parte. Allora, sostanzialmente la storia all'interno parla di questi quattro spiriti che proteggono appunto la casa di Baba Yaga da chiunque. E sono appunto i quattro spiriti dell'acqua, del fuoco, dell'aria e della terra. E che a prescindere da chi si presenti, se non hanno il benestare di Baba Yaga, non possono andare avanti e questi spiriti attaccheranno con tutte le loro forze. Preghiamo, scusiamo le chiavi. Ok, allora io Ma loro faccio non come se ne sono. fregano. Puoi anche averle rubate le chiavi, capito? Vabbè, Quindi noi la magari. dobbiamo aiutare, però non abbiamo il suo favore. E come ha fatto a Effettivamente. darvela se è imprigionata d'altrove? E appunto, noi siamo qui perché vogliamo liberare Baba Yaga. Quindi ai prossimi spiriti possiamo dire effettivamente Ci che manda qui il vogliamo, siamo Cavaliere qui per Nero. liberare Baba Yaga. Come dirgli di rompere un po' il cazzo e darci l'elemento. Sì, ma loro che ne sanno che fine ha fatto il Cavaliere Nero e quello che decide. Non lo Loro. so, noi Chi è che parla abbiamo dentro il comunque. quadro di Noi voi, siamo ragazzi? comunque sotto l'effetto di un Ghias. Non ci sarà un modo per. Magari avevamo un modo per dirgli che eravamo. Fargli capire che eravamo dalla parte, ossia di Baba Yaga. Allora, il Ghias funziona soltanto sulle trappole di Baba Yaga, non su chi ha i suoi diretti ordini. Li guardi e gli dici: dai, fai un tiro di conoscenza arcane, su, capisci che sono stato dalla tua parte. Vedi l'incantesimo che ho, eh? Eh? Capire, ma chi è che tra di noi parla meglio? Il bardo, probabilmente. Penso la tigre. In carisma Anche la che tigre. avete, dai. Quanta Ma avete? seriamente, ragazzi, non è. No, siamo messi malissimo allora. Cioè, senza Caleb La noi non tigre ha più possiamo. carisma di me. Sì, finiamo comunque a No. intimidire tutti, in caso. Ma senza Caleb noi non Esatto, anche io abbiamo intimidire altri. diplomazia. Esatto. Minchia, Non abbiamo ragazzi. diplomazia, però possiamo intimidire. Possiamo fare tanta paura, Se vuoi però. metto gradi alla tigre, però non è che può parlare. Niente, ragazzi, allora andremo a cazzo duro. Proveremo sempre a fare il tiro ogni volta. Se ci va di culo, va di culo. Se non va di culo, combattiamo. Quello Sì. devo dire. Ma Scusami, chi è non che ha esiste solo più. l'area diplomatica. Ad è Sì, zero. certo che. Chi Come modificatore nei tiri. è che ha più carisma, ragazzi? La tigre. Ad in diplomazia più 2 di Ripeto, razza. me la tigre. Lì, quanto hai di carisma? Sei.
Madonna. Raga, la vostra unica possibilità è Ada. Allora, La ritiro. tigre, aspetta, la tigre ha 10 di cattivo. Ah, quanto Ok, Ada, però Ada c'è il bonus Ada, va in bene, perfetto. diplomazia. Allora, prossima volta farò parlare Ada. Ada un più Bene, ma 2, di razza. io sono in intimità del bonus, Io basta. sono 10. Praticamente, ragazzi, allora, Lily in realtà probabilmente è sotto, magari è anche figa, però poi è tipo conciata malissimo perché non si cura. Perché quel 6 in carisma non me lo spiego. Puzza di Quel 6 in pesce. carisma è perché è una personalità di merda. Lascia stare. Ah, ok. Come il mio 8 in carisma? Io sono un topo di biblioteca. Ada, Sì, invece, almeno dai, è neutra, non è né carne né pesce. Effettivamente quegli addominali non è che attirino tanti tipi di persone, sono pochi. effettivamente non sei il mio tipo. Sei più il tipo di Caleb. Sembra la tigre dei begli occhi invece. Degli occhi bellissimi, azzurri. La tigre, guarda, è così maestosa, così bella. La tristezza. E nel party chi ha più carisma è il compagno di male. Madonna. No, vabbè. Allora. Ma ragazzi, ma perché ci troviamo sempre in situazione di quella? Quando manca il Perché? bardo, più che altro. Ho Sì, esatto. capito, Master, ma non è che, che manca un personaggio e il party di... Che siamo in 5 adesso, il party di 5 non riesce a coprire tutti i ruoli. Cioè, Senti, teoricamente le io ho persone tolto la possibilità di usare carisma per un motivo. ma siete due nani, ci sta, ragazzi. Cioè, Sì, ma io non l'avevo fatto col carisma per il semplicissimo fatto che ho detto: cazzo, allora vabbè, c'è un nano però è paladino. Poi c'è anche Caleb. Sono già due su carisma. Che lo faccio pure io su carisma. Per questo io. Cioè, io ho cambiato per lo stesso ragionamento. Meno male non ha cambiato anche Sara. per il ragionamento che i nani col carisma fanno cagare. A parte quello, perché dico, minchia, c'avevo un bardo che c'ha 20 in carisma, Ho capito, perché ma devo la tigre esserci io? c'è solo lui. Cioè, capisci che se manca il bardo, noi ci viene a mancare parte della forza a distanza, però meno male che abbiamo il cineta, meno male. Almeno quello dice. E ci manca praticamente tutto il carisma. Qualsiasi prova di diplomazia. Di diplomazia, dai, È perché magari diplomazia, perché diplomazia. comunque intimidire tra me e Lili si mena forte. Esatto, Ho capito, intimidire tra me e lei ragazzi, se ne si vede. ma intimidire Ci si fa non strada con è la la paura, stessa pace. forza di carisma, eh. Intimidire è quasi più un'inculata che altro. Devo mettere Sì, l'intimidire su esatto, forza. ragazzi. Intimidire fa più incazzare che altro, cioè, intimidire è più un'inculata di diplomazia. Non potete metterli sullo stesso piano. Intimidire serve per le build che usano intimidire in combattimento, punto. Wow. Lo tengo Punta a di... chi è un Io ce l'ho solo inquisitore perché di lo tengo di base classe. Esatto, io a l'ho solo fare per... intimidire. Io lo Io so, e poi lo qualche tengo altro solo per quello, questo non il bonus di classe preferita. Solo lo per tengo. quello, No, lo intimidire, so, ma basta. ci sono anche i casi in cui ti viene comodo usarlo, eh. Non è che non viene comodo, però diplomazia è il must. Cioè ci sono due, tre le abilità, quelle must di Pathfinder o di qualsiasi D&D. Percezione Percezione, diplomazia, queste due. UMD Ah, è UMD se la gioca. UMD, perché UMD potrebbe venire comodo per certe occasioni. Quindi Ci sono le però conoscenze, praticamente bravo. queste tre sono quelle che ti aprono tutte le strade, tutte. Perché, vabbè, le conoscenze, perché sì, vengono comode le conoscenze. Però Però comunque, vabbè, queste tre sono le più importanti, diciamo. sì, sono quelle che se non puoi maxare le conoscenze, sono le tre che comunque ti dicono sempre di maxare. Cioè, quindi, cioè, ragazzi, e niente, cosa vi devo dire? Posso andare avanti oppure... Vi dirò, andiamo a cazzo duro, oppure proviamo prima a parlarci. Manderò Ada a parlare e gli dirò, guarda, digli se ci può dare la cosa, perché siamo stati mandati da Baba Yaga, magari scula col dado, che ne... Ok, allora avete di fronte a voi si apre un'altra strada alla vostra destra qui, oppure potete tornare indietro e esplorare le altre vie. Senso orario. Orario. Quindi continui qua. Qua. Ok.
Ok, allora. Perché se ho capito bene come funziona, probabilmente agli angoli di questa zona ci saranno le fonti elementali e nel mezzo poi quella cosa di quel pozzo di luce che si aprirà nel momento che avremo tutte le chiavi. Sarà sicuramente. Ok, allora arrivate qui di fronte a questo sentiero e a un'occhiata rapida vi è sembrato tutto, diciamo, abbastanza normale, però uno sguardo un attimo più attento, tutti tranne Turion, notate per terra un filo. Ma te mettilo anche tu il push to talk. Io? Scusate. Mi fai eco, ecco perché. Ah, un filo, una trappola, quindi. Sì, ed è meglio non pestarla, ok? Prova a disattivarla. Ok. Disponetevi un pochino con. Io vi sto disponendo poi. Se non vi piace la disposizione, ve la sistemate. 33, master. Ok. Allora, riesci a disattivare praticamente la trappola. Tu vedi, spostando un attimo lo sguardo verso la direzione del filo, e vedi praticamente ci stavano due tronchi pronti a scattare e a schiacciare chiunque ci fosse, volesse attraversare quella parte. Però, come si chiama questo? Che brutti nomi queste cose, aspetta un attimo. Albe. Vediamo, esistono? Sì, ok. Allora, siccome tu sei rimasto un attimo intento a guardare e disattivare la trappola, non ti sei accorto di una cosa. Dove stava? Qui. Ok. È la Madosca. Allora, uno schifa col dado, quindi non ti colpisce. Dove cazzo erano sti cosi? L'altro. Ok, dai, due schifano col dado, quindi non colpiscono. Ringrazio che i due non ti colpiscono. Però. Il terzo. Grazie, Il terzo invece colpisce Thorim. contento. Torim. Ma dove cazzo erano Sì. sti cosi? Praticamente sono delle piccole creature che io ho messo così, rimaste di taglia media perché mi sono dimenticato di rimpicciolirle. Però sono dei piccoli gremlin, ok? Sono delle piccole creature, vedi degli Ah, dei sgorbi, cazzo, ho capito, sì. vedi dei sgorbietti che praticamente hanno tre occhi azzurri in faccia, una faccia molto da brutta, diciamo, molto rachitici. Faccio prima inviarvi una foto perché veramente a descrivervi mi sta venendo il vomito. A guarda, perché ce l'ho davanti e mi sta venendo il vomito. Sono bruttissimi, porca miseria. Poi scopri tipo la mia foto di prima mattina. No, sono ancora più brutti. Grazie. Può essere. Siamo sicuri? Più brutti della mia di prima. Beh, Ah, vabbè, qua me la so. non è che dobbiamo fregare adesso. No? Ah, somiglia al mio prof di matematica. Ma che schifo! Cazzo, è uguale. Sembra la mia vecchia prof di italiano. Anche Vabbè, la mia. la mia di matematica c'ha 60 anni. Probabilmente la mia era una mummia, però vabbè. Cioè, ai tempi di. Madonna, dovevi vederla. Gli si vedeva proprio il teschio. Ma per te si chiede da bere l'acqua di sera si incazzano. Se li bagni dopo cena. Tipo, Non dargli da mangiare dopo la mezzanotte, però. io creazione acqua, grazie. Ok. Ok, basta iniziativa. Sì. Oddio, mi tiriamo di nuovo dell'iniziativa, vai. Dal lato positivo, almeno Aspetta, non prima che me lo arriveranno. scordo, clicco sul Clicca. pedino. Ma che culo sto avendo iniziativa oggi.
Oh, finalmente anch'io. Porco troia. Ok, hai vinto. Aspetta, mancano loro. Sì, vabbè, però... che cazzo, Ada? No, io devo scrivere il nome, Nug. Come li chiami? Sì, devi farci vedere come si chiamano. Questi cosi avranno una CA Vorrei fare pazzesca. conoscenze, ma ho paura di sapere cosa sono. Devo fare conoscenze. Sì. Io No, devo. ma anche io lo farò, giusto per però. Ok, allora, partiamo col Toto, con le totomazzate. Secondo voi arrivano al loro turno oppure Secondo me no, ho questo sospetto. no? Ah no, ok, Thorim non attacca, attacca dopo di loro, quindi ok. Forse ci arrivano, dai. Forse, forse. Allora. Vedete, Ada per lo spavento. Ah, ma che schifo! E lo prende a calci. C'era che schifo, tutti mi fa schifo. Vabbè, Qualcosa fa oggettivamente schifo. Cioè, non è. ovvio. Vedi che piange. Minchia, lungi da me, creature. Colpisce, colpisce. No, la seconda. Il secondo no. Il terzo sì, invece. Quindi sono 16 e 13. 29 danni di calci, dallo schifo più totale. Ok. Lallis. Ok. Perché non sento più? Colpisce. Hanno il sottotipo ghiaccio per caso? Beh, quindi No. qualcuno era crashato. Master? No, ho detto. Ah, non è, scusami, perché c'è stato il tuo turno, non capivo. Quello è uno Ok, dei tanti allora problemi sono del tuo turno. distante. Non ho capito l'ultima parte. E quello è il problema del tuo turno, del push to talk. È un problema che poi ti tappa le parole. Ok, Turion. Sì, tocca a me. Sì. C'è questo qui da qua davanti ormai. Conoscenze. No, non c'avevo voglia. Mi fanno troppo schifo, non li voglio conoscere. Vado tanto di martello quello là davanti, sperando che... Ok, si prende. Allora, di prendere prendi, però fanno schifo di danni. Vabbè, immagino che... Aspetta. Sono... di che taglia sono? Piccola. Allora sì, avranno tipo 8 di vita. Poi il dado vita, a caso. Sì. Tipo se ti impegni, guarda, c'hanno 9 di vita. Sì, praticamente sta tu con la martellata, vedi che ancora si muove, non tantissimo, cioè non la parte colpita dal martello, però il resto delle parti si muovono. Ma, Master, per curiosità, ma perché hai saltato Lily? Ho visto che è saltato Lili. Vabbè. Vabbè, fai il turno adesso, poi la metto a posto. Va bene, grazie. Si può fare conoscenze su queste robe schife o? Sì. Bene. Natura, immagino. Tipo, immagino arche natura Sì. minuscola. Wow. Sai che sono dei gremlin che vivono principalmente nelle zone innevose e sai che coprono la loro grossa massa di capelli unti e grassi, schifosi, con un mantello. Schifo, sì, io te sono più Wow. schifo. Più va avanti, più degenera sto schifo. Sai Un comunque che indotto che non sono. volevo tirare io per un motivo. Beh, sai. Allora, Allora, considera comunque che mi sai che sta sono dei convincendo. gremlin, eh? Sai che sono comunque dei Ok. gremlin e che loro vivono di trappole. Vabbè, visto che fanno schifo. Poi tipo scopri che c'hanno 20 di vita a caso. Mi piazzo qui, faccio il giro. Po, 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 po. Mi piazzo qua. E Shira, mangiali. attacco lui. Ok. Dai, tanto se non. A meno che non fai. Ah, va.
Ah, ok. E un di 6 da di precision. Sì, tranquillo, tanto è morto lo stesso. Sì, ma è morto, gli ha fatto anche il critico. Appunto, cioè non c'era proprio bisogno, ma va bene. Penso che a priori 20 danni bastano e avanzano. Sì, 20 danni di critico bastano e avanzano. Ma anche col normale, non ti credo. La tigre carica questo l'attacco. Non so se riesci Ok. a vederlo da qui. La tigre che è più alta di tutti. Perché caricare non carica, perché non c'è Infatti, spazio. non c'è manco lo spazio per prenderla in corsa. Un mezzo passo. Si Beh, era qui, muove. eh. Uno, due, Sì, tre, ha ma fatto metà. praticamente ha fatto un passo da 1,5. Da Ah, era 1,5 qua. centimetri. Qua ha fatto 3 metri. Sì, potrebbe. Vabbè che ci hai portata anche con la tigre, Ma eh? chi Non se lo ne so. frega, io ho bisogno della carica per fare 5 Ah, attacchi. beh, sì, dai, la può fare. C'ha 3 metri, 3 metri c'è lì. Sì. No, L'artiglio non già. va, considera che non si dovrebbe tradurre Speron, cioè Talon non è Sperone. Allora, Golarion mi dà sperone. Sì, ok, Sì, ma... Speroni, l'attacco quello che viene fatto in carica, quello che praticamente non è neanche secondario, che sono praticamente come degli altri artigli e li fa anche quando prende lotta. Quelli sono speroni. Vengono proprio chiamati speroni. Golarion lo chiama speroni, Sì, Golarion li quindi chiama l'ho scritto. Speroni, ma letteralmente, non, cioè, anatomicamente quelli non si chiamano Speroni. Lo Sperone ce l'hanno Ok. gli uccelli. I No, rapaci c'hanno lo Sperone. ho gli Sono io che speroni sto dei studiando cowboy. veterinaria. Sarebbe tipo scuriate in questo caso, cioè. Letteralmente sarebbe, se vogliamo un termine migliore, sarebbe stato un cino, però vabbè. Chi sta tentando un tiro di 20 con un bardo per coprirsi col microfono? In In termini di termini di gioco, gioco è così. non interessa ai traduttori chiamarli giustamente, mi dispiace. Però vabbè. Quindi Comunque che quindi tiro cosa di prende? merda comunque è la tigre, Cosa prende la tigre quindi? eh? Con l'uncinata prende. Col morso, immagino. Col morso Ha fatto 27 di morso. no. 26, 11 hai fatto. Ah, il morso, ok. A chi è che devo mutare? Ok, Morso e Sperone si prendono, l'artiglio no. Quindi 11 e 15. Ok. 11 e 9. Ah, sì, no, avevo 10 letto è il sotto. Sì, secondo sì, sì, sì. attacco. Ok, corretto. Ok. Tocca a loro. Non è in lotta, giusto? Ah, giusto, hai ragione. Ho 2 profili di lotta. Perché l'ha preso qui due attacchi. Beh, vediamo se va la prima. Scusa, ma c'hai la lotta con il morso, non con gli artigli? No, ce l'ho anche con gli artigli. L'artiglio non è passato, solo il morso è passato. C'è lo sperone anche. La domanda è, Vabbè, però non fa. con 18 lo prende in lotta? Con 18. Dove caspita sta qua? Eccolo. Sì. Ma sai che con lo sperone non fa l'attacco, non No. fa. Perché allora, cioè, la descrizione dello sperone dice che viene fatto attraverso gli artigli, Allora, che è un attacco più degli artigli. lo sperone normalmente viene fatto soltanto quando tu vai in lotta, tranne quando fai assaltare, che allora lo fai anche durante la carica di assaltare. Ma non ha la lotta, capito? Poi non Bene. mi ricordo se la tigre ha la lotta soltanto con gli artigli o anche con il morso, perché sinceramente tanto No, non la lo tigre ce l'ha con tutto. dico. A Ferrari di base. Però non con gli speroni, eh. Gli speroni sono praticamente qualcosa in più che Ok. viene fatto solamente quando fa saltare. E quando è in lotta. Allora è 18, 1 e basta. Anzi, 20 perché penso abbia anche il più 2 della carica. Sì, ce l'ha. E 20 allora.
Ok, allora. Allora, lui. Ok. Allora, Turion, mi devi fare un tiro di salvezza su volontà. Cazzi. Il tiro. Scusa? È stato il tiro di Turion. Ma c'è il Turion? Aspetta, su Ah cosa? no. Volontà. È a posto. Ah, ho visto quello di Diada. Ada, però ho visto quello di Turion. Perché c'ho più volontà che... Ok. Ok, No, allora... perché c'ho più volontà che cosa? Allora, tu non hai passato il tiro. No, sì, l'hai passato, wow. Praticamente, vedi la tua arma... lanciano un incantesimo. Niente, vedi un attimo che la tua armatura, così come anche i bracciali di Ada, è come se si fossero un attimo riscaldati, ma poi... niente. Quindi, lui è in lotta con la tigre, quindi sta cercando di divincolarsi. Master, posso fare sapienza magica per capire che magia hanno lanciato? Sì. Mi Come non farò studiare. dici no, se già fanno schifo loro, guarda che magie usano. In realtà è palese, però. Vabbè, l'incantesimo è Basta così. riscaldare il metallo. Il metallo. Sti Wow. cazzi. Ah, ok. Cioè, roba tranquilla, insomma. Tranquilla più che altro per Ada, perché mal che vada 2D4 sono, cioè, se gli va Qui c'è male. resistenza 5, tanto, quindi. Sì, appunto, abbiamo la stessa resistenza, non è che dici va chissà dove. Allora, dicevamo... Con 4 non scappano, vero? Ok, allora lui se la dà a gambe e scappa. Lui invece vedi che si divincola, però non riesce a uscire, a scappare dalla presa della tigre. Tocca a Thorim. Quello che è scappato ormai non lo vedo più. No, si è perso nei boschi. Sì. Perfetto. Minchia, così veloce va. Potevo tipo leggermente bloccarlo, però va bene. Master, che cazzo di lingue parlano sti cosi? Kira. Che lingua parlano? Sono Il tipo dei gremlin. sottocomune. Sì, sono dei gremlin. Sono dei gremlin, non è che se lo dico, sono. Inaglo? No, solo sottocomune parlano. Ah, solo sottocomune, ho capito. Solo sottocomune. Sì. Wow. Ma perché non c'ho Pensateci il voi. goblin, oddio? Cioè, c'ho il goblin, ma il sottocomune no. Sì, ok, il push to talk lo sento anch'io ora. Onestamente, che cazzo prende il... E che cazzo serve il sottocomune? Cosa serve parlare? Quando hai i tuoi pugni, che parlano per te. No, quando il Quando team non ha manca non c'è carisma. più mancare. Quando il team non ha carisma. Non è che siamo una tigre. Come il mondo zaino. Ah, non ha fame. Beh, decidi cosa fare, perché tanto se Thorim attacca, oppure diciamo colpo di grazia a questo perché sta tra le mani della tigre. Quindi tu sono in situazione, non è che dici. Scegliete voi per me. Posso Adesso devo tranquillamente uccidere tu, lanciarlo ucciderà nel la fauce tigre. della tigre. Ok, allora diciamo che la tigre se lo mangia. Poi gliela fai tu la lavanda gastrica alla tigre. Oh, cancella, ti ho detto. Ok. Ok, allora continuate ad andare dritti, quindi proseguite da questa parte. Yep. La provincia non si cambia. Ok. Allora,
Semplicemente camminando trovate un carretto che tra un cadavere e l'altro, tutti dilaniati da questi schifosi. Ci sono. Tra i cadaveri vedete una piccola scatoletta di legno. La aprite e trovate all'interno tre pozioni. Trovate tre pozioni e una collana d'argento con una perla, con un pendente che è una perla. Alice, tu hai visione del magico sempre permattiva, giusto? Sì, sempre. Ok, tu osservando bene il cristallo ti accorgi che questa è una perla del potere. Perla nera. Sti cazzi. Vabbè, guardo i due incantatori del gruppo. In realtà ci dovrebbe essere un terzo, ma non c'è. Pace. Wow. Questa chi la vuole? Riesco a capire di che livello, Master? No, non c'è manco bisogno di tirare. Primo Al primo livello. livello. Ok. Questa darà energia ai vostri incantesimi di basso livello. Chi la vuole? Non litigate, ragazzi, mi No, raccomando. infatti. Ma stai Non lo so, prendendo? la tengo io, la do a Caleb, non c'è problema. Ma dico nel senso, io non è che abbia troppe cose utili se non buff. Volete? Ragazzi, siete Cioè, come tutti. vuole la prossima Ragazzi, cosa? allora tradotto, cos'è? È uno slot Quindi di livello 1 in più al giorno. è un Dipende buff effettivamente. semplice in più. Dipende Se volete la prendo io. effettivamente chi ha. Perché ci siamo tolti? Cosa è successo? Non vi ho spostato io perché la strada è finita. Ah, è finita la strada lì, ok. Dipende tutto quanto. Cioè, chi ha gli incantesimi di livello 1 più utili. Di livello 1, guarda, nemmeno troppo. Dai. Se volete la prendo io, cioè. Se no, ragazzi, se no, al ragazzi, massimo poi gliela si fa. sì, Dai, se no si decide la dopo, prendo. dai. Sì, tanto, ragazzi, adesso se avete qualche incantesimo di primo livello che potete lanciare, comunque è uno slot in più. Ogni giorno. Benedizione sempre con. Hai detto poco. Ok, adesso quindi andate al centro? Sì. Ok, va bene. Allora, teoricamente dovremmo andare al centro, Da qua, teoricamente seguendo giusto? il coso del senso orario. Però effettivamente c'è anche il discorso che in centro ci dovrebbe essere il pozzo di luce, no? Sì. E noi stiamo cercando invece quelli che sono agli angoli i cosi elementali. Quindi il mio personaggio in realtà dice, pensando a quello che c'è scritto nel libro, forse sarebbe meglio andare di qua. Ok. Ok.